Ragazzi, 10.000 mi piace e qui sotto nei commenti fateci sapere chi è il più goloso tra gli elites. Buon ragazzi, sono Erilaz e bentornati in questo nuovo sul canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video da veri influencer e fashion blogger. Sì. Perché insieme ragazzi agli Elites oggi andremo a fare chi è il più propenso a... E la cosa più strana, Harry, è che oggi ci siamo tutti. Sì. Ovviamente ragazzi faremo vedere col telefono i nomi. Risposta. Esatto, tranne chi è che secondo voi non c'ha il telefono in questa occasione. Tatino! Grande Tatti, applauso. Da caricare. Vabbè, comunque raga, mi raccomando, 10.000 mi piace. Detto questo, devo di partire immediatamente. Ragazzi, la prima domanda la sto scegliendo da internet praticamente. C'è una lista di questa challenge. Chi è il più propenso a andare ai musei più spesso tra di noi, conoscendoci? Tati, secondo te? Ma io dico Mister, non lo so, sei acculturato. Anto? Io dico io, secondo me. No, te stesso, ok, ci sta. Dico Om. Io dico Mister. Io Omar. E io ho scritto io, anche io. Quindi tre Omar abbiamo e due Mister. No, e tre. Vabbè, Mister non... Grande, Anto. Tre. Andiamo insieme. Tre, esatto. No, sono lui. Questo fa capire che gli altri sono tutti deficienti, per poche parole. No. Ragazzi, tra di noi chi è il più propenso? Cioè, tra le traduzioni sarebbe lo spezzacuori. Quindi rubacuori. No, spezzacuori è diverso da rubacuori. Quindi uno bastardo. Sì, dai. Boh, io dico Om. Io dico Harry Lazza. Io dico Om. Io dico me stesso. Io dico Harry Lazza. Io mi sono messo me stesso. No, dai, non sei. Vabbè, sì, solo lui. Se la giochiamo tra me e Om. Beh, allora andiamo prima al museo e poi andiamo a spezzare i cuori. Ci sta, ci sta. Prossima domanda, raga. Chi è più propenso a vivere in una città grande? Vai, Tati, parti. Io dico Harry Lazza. Andrea. Harry Lazza. Io ho messo tutti. Io ho messo io. E io continuo a scrivere io. Lo lascio sempre lì. Vabbè, è un po' tutti alla fine. Perché è un progetto magari futuro che realizzeremo tutti quanti assieme. Vabbè, comunque il desiderio è quello. Cioè, non penso che qualcuno qua in mezzo voglia essere una cittadina piccolina. Tutti è una bella risposta. Tutti ci sta, è giusto. La prossima è: chi è più propenso a guardare film romantici? Che io ho fatto. Cioè è in 0-2 questa qui, si fa. Assolutamente sì. Siamo, raga. Vado. Vai, Tati. Om. Mirko. Io. Mirko. Vabbè, lo scrivo pure. Però scritto io, va. Mirko. Diciamo che pariamo tutti su Mirko sotto questo punto di vista. Romantici. Sì, come ultimo. Che cazzo è? Però è vero, l'immortale. Chi è? Vabbè, non si può dire propenso, però chi è il più fortunato tra di noi? In generale. Sì, no? In generale proprio. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Io ho già visto la risposta di Om. Ed è conforme alla mia. Forse siamo tutti conformi. Vabbè, Tati. Tati. Vabbè, io. Perché dici questo? Io sono fortunato. Vabbè, Anto? Io ho scritto Mirko sotto altri aspetti, però. Cioè, proprio a livello di fortuna. Om. Io dico Tati. Tati. Ok, in altro senso. Sì, in un altro senso. Questa vedrà. Ovviamente sono un po' meno diverso. Miracolato. Per questo non l'ho messo. Si è trovato in mezzo, oggi. Tra l'altro, ti vogliamo bene. Ok, chi è il più forte tra di noi in matematica? Tati? Boh, Mister, dico. L'Olimpia. HM. È umile, Mister. Mister. Io dico HM. Io dico Tati. Anch'io sono umile, ho scritto me stesso. Hai visto? Come Tati? O sapevi che hai scritto io? Cioè, non potevi scrivere Mister? No, ho scritto io. Vabbè, ma scusa, mi occupo sempre dei conti. Faccio sempre i conti. Oh, quanto fa? Fa così. La domanda: chi è il più umile? Om, risponderò io. Tati, perché 7x8 quando fa? Farà qualcosa. Chi è più propenso tra di noi a donare tutti i soldi che abbiamo, cioè nostri, in beneficenza? Mirko. Andrea, ho messo Fius. Io ho messo Mister. Io ho messo Mirko. Beh, io per coerenza ho scritto me. No. No. Le mie risposte sono serie. Cioè io lo farei, capito? No, vabbè, ho capito che lo farei. No, tu stai solo. Cioè praticamente vuole stare da solo nel gruppo. Vuole stare solo lui. Chi è più umile? Lo faccio io. Chi è più umile? Vai, scriviamolo. Tati. Fius. Ho scritto io. Io. Tati. Io ho scritto io. Io ho scritto Mirko. Allora che poi se tu scrivi io cioè, non sei umile. Capito. Esatto, capito, sei però umile. Però dipende discorso di gruppo, capito. Però capito, io proprio io sono fiero di essere umile, ragazzi, perché... E allora batti sto 5 Fuse Gamer. Sei un grande. Chi è il più propenso a tra di noi? Nessuno ce l'ha per ora. Avere un piercing. Beh, non ho dubbi. Anche io. Anche io. C'è anche il secondo stile nostro. Vai, Tati, secondo te? Harry. Om. Io ho messo io. Io ho scritto tra Harry e Om. Io ho scritto Harry. Vabbè, quindi. Forse è tu. Vabbè, andiamo. Raga, città grande. Ok. Passiamo dai musei. Perfetto. E facciamo anche il piercing. Spezzando un cuore. Nei commenti, però, ditemi dove devo farmelo. Chi è più propenso tra di noi a guardarsi un porno appena
appena sveglio. Dati, rispondi. Vai, Dati. 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 Ma questo si guarda veramente porno. Ah, tu no. No, 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 è il santone lui. Ah, ma a volte scappa, però, cioè, non è che c'è il primo pensiero è quello. Chi è più propenso a sposarsi per primo? Tati, secondo te? Mirko. Tati, no, Mirko. Io. Io ho scritto Mirko o Om? Mirko ho scritto io. Mirko. Vabbè, Miri, sarei siamo il primo. Aspettiamo gli inviti. Ah, siamo Mieliz a Las Vegas. Mirko aspetta la busta. Chi è il più propenso a morire in una maniera stupida, in una maniera distratta, cioè proprio sì, casualmente, una morte scema. Esatto. Okay. Dati. Harry. Guarda che puoi dire anche io ogni tanto, No, vabbè, no, lo dico solo. Infatti. Mister, e ho messo Dati barra io perché sulla distrazione ci sta, però io ho sempre pensato di poter morire in maniera stupida. Sì, perché l'ho sfiorato. Ah. Dati. Io dico Tati. Io dico io. Io dico Tati. Perché corre troppo veloce in macchina solo per questo, non per altro. Sì, dai. Questa è una cosa stupida. Però chi è più penso a parlare con gli animali. Ma io ci parlo con gli animali. Quindi te? Quindi sì. Tati. Vai, mister. Tati. Io dico io. Io barra Mirko. Io ho scritto Tati, ma perché so che i gatti lo vedo sempre parlare con i gatti. Questo. Ma cosa gli dici? Cosa ci parli, ti capisco, Ah, ti capiscono proprio. Ti capiscono. Capito, anche poi mi insegnerà. Come è andata oggi? Cosa vai stasera? Chi è più propenso a mangiare con la bocca aperta? Calcolando che facciamo tanti video sul cibo, no? E quindi ci possiamo vedere spesso il modo in cui mangiamo. Vai, Tati. Oh, Mirko. Con la bocca aperta, Mirko. Vabbè. Io ho messo Andrea, però. Cioè, non. Anche io. Io ci ho messo io perché a volte mi guardo nei video mentre mi riprendo. Certe volte mangio con la bocca aperta. Io ho messo nessuno. Forse nessuno. Nessuno? Io ho messo Andrea. Però forse nessuno. Ah, cioè, Andrea più che altro per i modi, non la bocca aperta. Mirko work è fuso sport. È simile a quella di prima, però il contesto cambia. Chi è più propenso tra di noi morire in una apocalisse zombie? Vabbè, ma anche magari, non so, una cosa a livello fisico che magari non riesce a scappare. Tati, secondo te? Chi è che potrebbe morire in una apocalisse zombie, secondo te? Tra di noi il primo. Ho messo Ommo per il peso. Perché se lo mangia prima sì. Dei zombie. Okay. Quello più veloce, raga. Io ho messo Mirko perché sta indietro sicuro. Io mi immagino in questa scena, diciamo, un po' fantascientifica. Che muoia prima mister. Perché si sacrifica, dice. Perché dice. Non lo so. Cioè, ci sono vari aspetti per cui morire su sta cosa. Non ci pensi. Ho scritto Tati. Perché? Perché mi immagino che tutti corriamo, no? E a un certo punto si Mirko si gira, fa lo sgambetto a Tati. No! No, no, lo sgambetto alla faccia a Tati. Lo fa a me, raga. Però mi fa una capriola e si rialza. Sì, sì. Ehi, faccio un altro sgambetto. Chi è il più propenso tra di noi ad essere quello perfettino che cura i minimi dettagli e roba del genere? Beh. Poi vi spieghiamo anche il perché, ragazzi. Mirko. Io. Mirko. Io ho scritto Harry, però hanno ragione. Vabbè, allora. Alcuni aspetti, dipende. Vabbè, vi spiego solo la quest'estate, tipo nei video di Elite. C'era la scatola, ragazzi. Fate finta che questa è la scatola. Era qui. Mirko, prima era ripresa. No, raga, deve stare qui la scatola. C'è la moneta di 3 mm. Ma veramente, perché restavamo esauriti. Esatto. Ma noi rimessavamo su, volevamo altre tre. Però è tipo nell'editing Harry. Vabbè, sì. Intendo, capito? Sì. Beh, dipende da alcuni aspetti. Dipende dagli aspetti, esatto. Chi è più propenso tra di noi a fare il bungee jumping? Ce l'ho, vai. Harry. Io ho messo io. Ce l'ho farei. Io ho messo Harry. Io ho messo io. Io. Ragazzi, quando lo facciamo? Come facciamo il bungee jumping? Prossimo video è lì. Cavolo, se devo farlo per forza. Like, cioè, se mi chiedessero, io dico di sì. Però quando arrivo là, guardate su. Però ti devi buttare lì la figata. Cioè, là, chi è più propenso tra di noi a diventare un militare? Sono il sergente Tatino Martina. Anche secondo i nostri caratteri, magari. Sono il mister. Altro? Sono il Tatino. Io dico Om. Io Tatino per la sua stazza. Io ho scritto Mirko. Perché dici Mirko? Perché la vedo più. Cioè, una volta era obbligatorio il militare. Una volta sì. E quindi, cioè, Mirko ce lo vedo che. No, io ho sempre. Che la tradizione, cioè, le cose da fare le fai. Ok, ok, ok. Ma invece ho sempre odiato entrare nei militari. Cioè, era il mio incubo proprio. Chi è più propenso tra di noi, ragazzi? Questa è l'ultima. A ridere nel momento sbagliato. Fare o figure di merda. Oppure che cazzo a fare figure di merda. E comunque anche mettere in difficoltà le persone. Perché magari ti racconta una cosa. Sì, sì. È morto qualcuno e l'altro si mette a ridere. No, capito? Magari. Però. Però per capire. Ce l'abbiamo tutti. Sì. Tati? Io. Harry. Dico Tati. Io. Tati. Vabbè, diciamo che è un po' tutti. Miscuglio, dai. Cioè. Vabbè, capita, dai. Di ridere, può capitare a tutti, ragazzi. No, infatti. Però quando capita. Capita appunto. I'm too good with these hands. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, nei commenti fatemi sapere chi è tra di noi il più goloso. Dici mi piace, ragazzi, per altri video con Eliz del genere. Attivate la prima scena del canale se non l'ha fatto. Qui da ragazzi è tutto. Bella. God, oh my God, if
If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping.